chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Come l'hai trovata sta macchina? Come ci sei arrivato qua? Ti racconterò dopo la storia. Cosa ne pensi? Allucinante. Due porte marrone, targhe originali. Come... vabbè. È sua ormai. No, cioè, che è rarissima, è introvabile sta macchina. Dal vedere quel gallo lì non vuoi mollare l'osso. Che dici? È assurdo. Fa il caso nostro? Direi di sì. Vedo già di far chiamare il carro attrezzi per ritirarla o vuoi pensarci? No, non ci pensiamo neanche un secondo. Questa la dobbiamo fare. A ruote a terra. E starà qua da quanti anni starà qua sta macchina? Da un miliardo? In teoria è ferma da inizi anni 2000. Madonna, cioè è rarissima sta macchina. Uova ce ne sono? No. Con sto finestrino rotto qua avranno fatto il finimondo dentro. C'è la radio però anche? Beh, quella la togliamo però, vero? Come hanno fatto a non rubarla questa in 30 anni che sta qua? 500 lire, questo ormai ovunque troviamo macchine dentro è pieno di lire. Se ci sono uova, facciamo una carbonara oggi. Attenzione qua. Davide, non fare lo sconcio. Guarda che il grande catalogo proposte d'amore, speciale Blue Market. Erano diverse le cose una volta. Buona questo. 10.000 lire, no vabbè, magari qualcuno riconosce la mamma qua. Beh, speriamo di no, dai. Dai, questo è il ritrovamento della Madonna. No, dell'escort. Dell'escort, l'escort con l'escort dentro. C'ho pure le casse, specie di casse. E qua che ci facciamo con questo adesso? Qua ci dobbiamo mettere a tavolino, pensarci un po', però... Tu la vuoi fare 1.100, aspirata, ovviamente originale. No, allora io punterei per un mezzo così farla montarci il motore Cosworth. Poca spesa, tanta resa. Tantissima resa. Cosa dici? Non è che avessi grossi dubbi che ci avresti messo dentro un Cosworth. Colore marrone, originale, non transigo. Guarda, marrone. Io la farei bianca. Marrone. Però sul motore decido io. Va bene, facciamo così. Ok, colore ti assumi la responsabilità, okay. Tu, marrone caca. E originalità del 1.100 ci penso io. Ok. Poi questa dietro c'ha le balestre. Per il momento sì. Forse ho in mente qualcosa di interessante. Non avevo il minimo dubbio. Ah beh, questo è interessante. No! Questo sì. Ah, che schifo! Oh, c'è rimasto qualcosa. Povero. Dai, questo qua non sono scene che mi piacciono a me. Ha scelto un bel posto. Madonna, era meglio che non lo toccavo. Era meglio che non lo toccavo. Comunque, completissima. Cioè, questa l'hanno fermata che era praticamente perfetta. Andavo... No, piango. Piango davvero. Non vedo l'ora di ripulirla tutta. Ma secondo te si apre il cofano? Tu sai dov'è? Si apre il cofano qui? Ah, non ne ho la minima idea. E il cazzo si apre. Meglio. Dai, giocaci un po'. Tanto dopo se si rompe lo cambiamo. È completissimo però, dai, c'ha tutto. Che motore, cioè, guarda, è più grosso questo. Guarda il nido delle vespe. Uno lì, anche uno qua. Sì. Ma sai che gli portiamo via
la casa ha tanta roba oggi. Sì. Galline, secondo me, non fanno più uova per una settimana. Dal dispiacere. Senti il gallo che ti insulta. Cazzatissimo il gallo. Che bella. Bella allargata come l'RS 2000. Così. Quanto peserà uno di questi? A 900 si arriva. Spero di finirla a 900, perché attualmente una macchina così dovrebbe pesare sui 800, meno di 900 kg. Tra noi che la alleggeriamo perché togliamo gli interni qua e gli mettiamo su poca roba, però come motore ovviamente il nostro ha più peso, 900 kg per qualche cavallino dovrebbe, dovrebbe spostarsi. Ora ricominciamo questi cavalli. Nico. Ecco. Ah, ma ci sono i piccoli qua, vedi? Ok, chiamiamo il carro attrezzi. C'è da spostare il trattore. Vuoi il mais? Te. Lo vuoi questo? Non mi beccate la macchina, eh? Ah. Quando la rivedrai, la rivorai indietro. Le galline si strapperanno le penne. Stavano bene. Hai trovato le uova? Oh, no. Mi dispiace proprio, ma... Che vuoi che sia? Berto, quanti cavalli voglio portare a questa? Puoi portare a questa? Questa ti ruba la scena pure Eclisse, attento. Viene una figata assurda. L'alzata è di 10 cm d'alzata. Hai visto che spettacolo? Che si gonfiano ancora le ruote. È assurdo. Mi sa che oggi passiamo a sfratto esecutivo. Via. Va anche troppo forte. Se va già forte così. Sì. Che robina. Ci sono due porte, queste in vendita ce ne sarà forse una in Europa, cazzo, di queste. Sono abbastanza rare. Comunque sta bene. Starà meglio. Sì. Vedrà giorni di tuono. La radio la devi salvare, eh? Oh, guarda il nido di vespe anche lì. Sai che bella vita che hanno fatto qua dentro. Questa cammina da sola, eh? Guarda. Oh, va che roba! Guarda, guarda! Impressionante! È tutta sbloccata! Altro che macchine d'oggi! Ma questo dici che non sa prego, neanche da dentro? Vuoi entrare tu? No! Vuoi provare tu? Prima o poi ci riusciremo ad aprirlo, ma... Cammina da sola! Hai visto? È maestra! Ah, guarda qua! Cosa? Il presepe! Dai! Sì! Diamo una soffiata? Oh, quando è finita? Vai a soffio, eh! Vabbè, dai, una bottarella. Sì, dico, pure il colore suo non è malvagio, eh! Senti come si chiude bene. Guarda come era fatta... La schinta di cazzo. Ora ti piglio a cazzotti a te, Nico. Hai finito? È racing questo motore. Sono due collettori attaccati. Oh, non è che se colleghiamo a batteria... Ah, boh. Oh, dopo proviamo. Dopo ci proviamo. Cazzo, sai se va in moto. Dai che facciamo, lo facciamo esplodere. Sì. È che non abbiamo tempo da buttare, altrimenti quattro fuori, giù un impianto protossido e far finché si tira sulla testa. Questa è l'unica parte un po' più brutta che c'è. Delle targhe non sono originali, queste sono anni 80. Puoi andarci giù ignorantissimo. Ok, perfetto. Senza pensieri. Perfetto. Perché l'hanno ritargata anni 80 questa. Che peccato. Meno male che sono nere però. Qua recuperi tutto. Cioè, a parte i paraurti non ce le rimettiamo, ma tutte queste scritte qua ti tornano nuove. Cioè, tutti i profili cromati, questi. Ah, dobbiamo aver cura a toglierla quella roba lì? Sì, perché questi penso che siano introvabili, sta roba qua. Cioè, comunque originali. No, non mettiamo su sti profili cromati questi qua. Questi sono belli, oh. Solo questi. Originali così, dove cazzo li ritrovi? Ma sono brutti? No. Dai, da troppo da vecchio. Deve essere da vecchio. Almeno un difetto ce l'ha, un bel buchetto.
Giusto dove mancava la guarnizione, si è fracicata, guarda qua. Piena di dettagli assurdi. Cazzo, ti sei perso questo, vecchio? Ah, fa vedere. Maurizia Paradiso, attenzione. Sei Beatrice Valle. Era pieno, era. Beatrice Valle, beata e chiavata, che spettacolo. Oh, guarda dove è il CDP. Oh, Rocco Giovane. Oh, guarda. Ma guarda qua, qua è una roba interessante. Guarda Rocco Giovane, copriamolo. Guardalo. È del 73. Oh, qua ci dovrebbe stare la prima targa, forse. Hanno sbagliato a scrivere Ford Escort 1100 perché sarà 2000. Ah, vedi? TS. TS la targata. 110. Adesso invece è PD45. È nel 78. Sì, inizio anni 80 ha cambiato targa. Ma meno male che sono nere. Questa sarà la preferita di tanti. Liscia come l'olio. Perfetta. E non ti mi dici che teniera quella antenna lì. Questa? Sì. Se la togli sei un animale. Questa. No, allora questa... sarò un animale perché no, non puoi. Questa la devi lasciare, tanto è bella. Quei ti adotta, no, ti attiri no. Su come da bambino e giochi a spade. Allora, cromato e questa secondo me ci vanno lasciate, poi fai tu. Ma se abbiamo la chiave per farla partire. Vuoi che sia anche sto quello lì così facile? Perché i ladri sarebbero capaci anche di fare ponte lì, ma io non sono capace. Proviamo! Prova un po'. No. Il quadro si è acceso. E com'è che non... Eccola! Ah, piscia! Dove? Qua, benzina. Sì, una specie di benzina di 20 anni fa. Però gira. Gira, figata. Chiedevamo troppo per metterla in moto, no? Però la pompa benzina vuol dire che va. Impressionante. Vabbè, ficchiamola dentro allora, sì, a sto punto. Se corre. Figurati quando c'è il motorino su. Autobloccante dietro, mica tanto dal vedere. Questi sono da 12 addirittura. Hai visto che poi trasmissione ha? Madonna. Sembra quello di un camion. E comunque buchi non c'è. Di scocca è veramente bella. Sì, guarda pure dentro le lamiere, guardala. A parte che c'è tutta a vista. Comunque non è male per niente, guarda che bello. Avremo bisogno tanto dell'uso del flessibile, della mola a disco. Dobbiamo allargare le gambe a questa Escort. Sì, dai scarico. Scarico della panna. Tubazione dell'acqua. Che dici? Partiamo sì. A smaltellarla? Direi di sì. Allora, questi documenti qua... I giornali porno li tieni o... I no, butti? No, quelli te li puoi tenere tu. Allora butta troppo via vecchia tutto. Scuola per me. Buttiamo via tutto. Music pub. Che culo! Gli è beccata la parte del gatto. Che merda. Quante avventure ci saranno state con questi giornaletti. C'è una puzza di benzina rossa. Terci. Vetro, questo lo teniamo. Ah. Oh. E non è finita perché ha lasciato dei pezzi in giro. No, rovinare il CD.
le chiavi, ma penso che con qualsiasi chiave della cassetta della posta. Guarda che figata catramina che viene su così. Forse ci riusciamo a aprirla. Troppo facile. Ok. L'ultima borchia stava qua. Dietro non è tanto interessante questa qui, eh. Abbiamo trovato di meglio. Fammi un primo piano qua, guarda che roba. Bello quello ruggine. Guarda sotto qua che bella che è. Guarda la targa Padova. Spettacolo, questa è una figata avere sta roba qua. Sai che rivedendo sto marrone. Ah, com'è? Mi fa proprio cagare. Allora adesso prendiamo e gli sfiliamo l'acqua, poi il palio di trasmissione e vediamo se riusciamo a sfilare giù il motore. Semmai togliamo anche la slitta e ruota interiore. Fermo un attimo. Aspetta un attimo che c'è agganciato il cambio dentro. Adesso lo sgancio da dentro la macchina, cadrà giù. Era una bella mossa quella. Vai. Ta-ta. Libera. Sento piccolo. Ti gusta? Montiamo su sto cambio. Piano 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 che va anche troppo forte sta qua. Ok. Davide, oggi mi sento carico, tu sei carico, forte. Sì. Ti faccio vedere la mia forza oggi. Va guarda, bene. Guarda, attento. Mamma mia, mi sento proprio. Guarda che roba. Con una mano, guarda. Oh. Hai visto? Molto carico. Che dai, facciamo dai. Oggi adesso, bella pulita? Adesso che è bella pulita, iniziamo a fare le robe serie. Ci presentiamo il motore, togliamo il ponte posteriore e poi iniziamo a valutare un po' di lavori da fare. Ok, quindi partiamo da capire come fare i supporti. Sì, partiamo con inserire il motore, lo centriamo bene e poi gli facciamo i supporti su misura. Ok, vabbè, l'alziamo allora. È anche meglio di quello che sembrava, veramente. Davvero incredibile lo stato di conservazione, non avrei mai detto. Soprattutto quando abbiamo visto il gatto. Aveva i giornaletti porno che facevano da sempre protettore. Che non ha preso botte, non ha fatto incidenti, non c'ha piegature. Ha fatto una bella vita sta macchina, porno compresi. Adesso che è una MILF, vuole... La cavalleria giovane. Sì. Bene, cosa dici? Partiamo con togliere questo ponte. Dobbiamo toglierlo da sopra, o creare a macchina e c'è il buco qua, oppure proviamo con la chiave da sotto a svitare lì. Ah, dai. Viene? Sì, sì. Che
figata di macchina. Questa di qua è andata. Lo senti il profumo della benzina rossa? Tutto negli occhi, lo sento. Questo ammasso di ferro lo togliamo, sai? Non so perché, ma ve lo immaginavo, eh? Non ti piacciono le balestre? No, no, facciamo qualcosa di più innovativo, qualcosa che resti in strada. Ciao Tusi! Ciao Tusi! Un buchino qui. Adesso calo un po'. Dai. E lo centriamo. Dimmi tu alto. Aspetta, aspetta. Vai, vai, arrivato. Ok, qui adesso abbiamo fatto un motore manichino solo per calcolare gli ingombri e vedere di staffarlo. Vai. Un po' più avanti. Calcola che deve stare a circa un centimetro dalla scocca. Ok. Qua andrà fatto spazio, lo lasci così. Si può tagliare proprio. Togliamo solo il profilo lì, però il motore lo mettiamo veramente a ridosso della scocca. Ok, così, perfetto. Allora, dobbiamo centrarlo, vediamo quanto siamo tra duomo e duomo, 74 centimetri e mezzo. Allora, adesso facciamo una verga che andiamo in appoggio da qui a qui, no? Mm-hmm. E le attacchiamo al motore in modo da centrarlo e che stia fisso, che non traballi. Mm-hmm. Ok. Allora, vediamo qui. E come nei programmi di cucina, dopo mezz'ora è pronto il pezzo, noi ci siamo portati avanti. Esatto. Ok. Allora, adesso abbiamo il destra e sinistra da giostrarci, però come centratura del blocco ci dovremmo essere. Se consideri la scocca, più o meno sta, sembra giusto. Ok, perfetto. Adesso prendiamo una verga che abbiamo riferimento come questo foro e questo foro, mm-hmm, e andiamo su questi. Dopo altra mezz'ora, ecco, la verga è pronta. Come nei migliori programmi della Parodi, dopo mezz'ora, ecco l'altra verga. Allora, ecco qui. Perfetto, ok. Così per me c'è. Iniziamo ad appuntare quelli che saranno i supporti motore che Alberto ha fatto. Sì, adesso così sono provvisori. Se corrispondono bene, procediamo con l'avanzamento. Adesso ci prepariamo anche dei fogli di alluminio, che allora andiamo bene a sagomarli, e sulla sagoma di quelli ci ricaviamo le piastre in acciaio da saldare. Ok. Infatti, se vedi Davide, qua, in riferimento con questi, che siano tutti centrati. Mi verrebbe da portarlo leggermente indietro. Ti torna? Sì. Bello arretrato. Sì, l'abbiamo messo più indietro possibile. C'è anche tanto bello spazio, collettore aspirazione, scarico, turbina, tutto bello comodo. Beh, bello comodo. Vabbè, dai. È una parolona. C'è di peggio. Però dai. C'è di peggio. Così è come lo dobbiamo fermare. Dicevamo, sembra il suo. Sì, ci sta meglio questo che quello che stava prima, sicuramente. Sì, o no?
La sverniciatura, abbiamo scelto una sverniciatura ad acqua perché abbiamo avuto la fortuna di avere un'azienda che lo fa non tanto distante da noi e pertanto ci siamo appoggiati a loro. Il risultato è ottimo, ci siamo anche divertiti. Ci hanno dovuto togliere la lancia di mano perché eravamo troppo gasati e niente andavamo avanti affatto fino a sera. Praticamente noi prendiamo questo blocco qua e utilizzeremo questo che ho già portato avanti più lavorazioni. Okay. Ad esempio questo qua è già stato squadrato ma gli manca la barenatura. Partiamo dalla squadratura. Si dà per scontato che l'asse dell'albero motore sia perfettamente a X rispetto alle canne dei cilindri. Non è così. Tante volte le canne dei cilindri sono storte o cosa perché questi piani qua non sono dritti. Infatti se osserviamo questi piani sono già rettificati di tangenziale. La barenatura è molto importante perché dove scorre l'albero sulle bronzine anche qui si dà per scontato che l'asse sia perfetto. Ma non è così, perché la ghisa tenderebbe a spostarsi con il caldo e il freddo e con il tempo, e infatti non avremo più un asse perfetto. Questo qua l'ho già barenato, questo qua è ancora da barenare. Qui ho fatto un palo praticamente che è 2 centesimi sotto misura rispetto a questo foro. A livello teorico dovrebbe entrare ed uscire senza problemi, perché 2 centesimi ci vanno. Cosa succede? Che vediamo in questo, praticamente entra, però qua già si pianta e vedi che mi porto via sì. Il motore. In questo qua, con la lavorazione fatta, vedi. Questa è molto importante perché se non abbiamo una barenatura corretta, il motore ne soffre di bronzine, poi... Di tutto quello che ne deriva. Esattamente. Eri pronto per fare il professore universitario, vedi? Sì. Questo è... Tipo un anno di teoria spiegato con una dimostrazione pratica. Sì. Ma sai che un po'. Questa è roba preziosa? Bravo, perché infatti sta roba qua solitamente io non mostro a nessuno e tutto, perché con una cazzata di un paio tu riesci a capire subito se hai il problema o no. Di solito quando è che iniziano ad avere questi problemi qua, come usura? Diciamo quando inizi a passare i 60-70 mila chilometri il blocco tende a deformarsi e più è vecchio meglio è, perché se tu fai una lavorazione in un basamento che ha già vissuto poi sta fermo, è come una tavola di legno, se tu la prendi finché è fresca la squadri, si deve assestare ancora, la lasci lì essiccandosi si torce, mentre se tu aspetti che sia già essiccata la squadri, resta perfettamente squadrata. Come lavorazioni facciamo come abbiamo fatto sulla tua, ossia i prigionieri quei lunghi che non vanno a prendersi qua in cima come questo che è originale, se vedi questo ha le fietature qua in testa, questo qua passano sotto e vanno a prendersi giù in fondo, che allora riusciamo ad avere un ancoraggio più robusto e limita l'ovalizzazione del cilindro. Per quanto riguarda la rettifica del cilindro va utilizzata una falsa testa, che è questa. Praticamente va serrata in via definitiva come se fosse il motore chiuso con la sua testa e va rettificato, perché con questa evitiamo delle deformazioni del cilindro, nel senso che tu rettifichi senza falsa testa, hai una rettifica perfettamente cilindrica. Quando vai a serrare a testa vedi che il cilindro si deforma e viene ovalizzato, cosa opposta quando rettifichi con la falsa testa. Facilmente tu col motore, col cilindro a riposo così, trovi il cilindro ovalizzato, monti sulla testa o una falsa testa e vai a serrarlo, magicamente torna perfettamente cilindrico. Oh. Ecco. È un po' piccolino. È piccolino, perché? È corto, è un prototipo, non esiste, spiega un po'. È un sequenziale 6 marce per 2 ruote motrici. Infatti mi dicevi che qua manca la parte della... Esattamente, sarebbe un altro pezzo di cassa sull'escort che porterebbe a trasmissione anche sull'anteriore
è stato eliminato, abbiamo messo un codino di provenienza diversa. Diciamo apposta. Della provenienza, perché a me fa ridere tantissimo questa cosa. Non lo vuoi dire? Posso evitare? Ok. Ok. Abbiamo un sequenziale 6 marce della stessa tipologia che ho io sull'Escort mia. Ok. Qui dobbiamo fare un paio di modifiche, ti faccio vedere cosa intendo. Siccome è molto corto e la leva in auto verrà molto in avanti, gli metto un monchino sul cambio, la leva la posizioniamo dove meglio riteniamo e gli faremo un rinvio. Anche perché vogliamo arretrare parecchio, sì, il sedile. Esatto, da portare un po' di peso indietro. Mm-hmm. Il cambio me l'ha sviluppato Colussi, che è sempre il solito, che mi ha fatto per tutti i sequenziali miei, insomma. Vai in penna. Tutta questa cassa qua in più, ed è notevole la differenza di altezza, di lunghezza del cambio, insomma. Però dentro ha la stessa componentistica. Per una velocità finale di? 290 km orari. Ho preferito fare 290, non 300, perché mi sembrava esagerato, è vero, i 300. Infatti la differenza è... Allora almeno così stiamo sotto, dai. Non potevamo farlo troppo corto, dai. No, quella macchina là, a parte che a 250 penso che già sembrerà di stare sul Millennium Falcon, però grosso così. Guarda, me lo saprai dire. Andiamo sul sito Motorsport Tools, che ti faccio vedere, è praticamente una specie di bibbia delle Escort MK1 e 2. Ed è inglese. Ed è inglese, ovviamente sì, anche perché da noi queste macchine non ci stanno, sono rare. Allora, allargamenti, loro fanno una figata perché non li fanno in vetro resina ma li fanno in lamiera. Sì, che come sono il P4. Esatto, sono le misure giuste e le dimensioni e le altezze dell'RS2000. Quindi perfetto. Quelli che servono a noi. Possiamo andare belli larghi con i cerchi. Sì. Che mettiamo i classici stile RS2000. Che canali li vuoi? Lì pensavo di fare un 9 pollici posteriore, fare diversificato rispetto all'anteriore, farlo più strettino e anteriore. Tu cosa dici? Quindi andiamo etti diversi? Sì, direi di fare un 7 davanti. Ok, allora poi quindi con questo cerchio, parlavamo dei freni, per metterli dentro questi cerchi, tu mi dicevi che andiamo su Delta, roba Delta? Ah sì, potremmo utilizzare una pinza da Delta Evoluzione a 4 pompanti, che allora ci sta sui 15. I fuselli adottiamo quelli da Delta Evoluzione, pertanto non dobbiamo nemmeno impazzire per far staff o qualcos'altro, insomma. Ok. Sul posteriore invece avevo a disposizione una coppia di pinze della 370Z, okay, e puntavo a sfruttare quelle perché abbiamo bisogno di un buon freno a mano. Ok. Poi ci serve un roll bar. Ci, sì, serve un roll bar, stavolta ci serve. Sì, perché è un po'. È un po' vecchia. Ma anche per la nostra sicurezza, dai. Sì. Un po' per la sicurezza nostra, un po' per far stare insieme sta macchina. Sì, dai, ci servirà. Poi assetto, e qua ti voglio. Io sulla Sierra sai che sono rimasto più che felice degli Ohlins, quindi. Però qui ovviamente Ohlins non fa ammortizzatori per queste macchine così. Però, visto che noi abbiamo reso questa macchina sotto almeno parecchio delta, deltistica, deltaiola, forse con Ohlins riusciamo a farci... Sì, io credo che dal momento che stiamo sviluppando tutta ciclistica a nostro piacimento, potremmo utilizzare un assetto, diciamo, di derivazione delta integrale, ce lo facciamo fare da Ohlins e lo cuciamo su misura sull'MK1. Per fare questo però ci serviranno ovviamente gli attacchi duomi diversi, quindi loro ho visto che fanno le colonne dei duomi, no? Possiamo utilizzare il fondo, il suo, però poi tutte le modifiche ce le aggiustiamo noi. Ok, quindi ordiniamo da loro il pezzo che fanno per i coilover, sì, però comunque noi dovremmo modificarli. Ok. Che altro ci serve? Una marea di cose. Thank you.
La carrozzeria è nata nell'81 e abbiamo fatto diverse macchine d'epoca anche abbastanza importanti. Abbiamo sempre fatto del nostro meglio, anche per l'aiuto di mio figlio e del nostro collaboratore Ivan, che fra l'altro è stato uno dei miei primi dipendenti, è venuto da me che aveva 14 anni. Allora io e mio figlio andiamo d'accordissimo. Io e mio papà? Un disastro. Cane e gatto. Lui dice una cosa, io ne dico un'altra. Noi siamo molto competitivi. Quando facciamo qualche lavoro, cioè in coppia, cerchiamo sempre di essere più veloci l'uno dell'altro. Io faccio in una maniera, lui ha da dire. Lui fa un metodo, io ho da dire. Ma alla fine della giornata, insomma, ci vogliamo bene. Ma comunque portiamo sempre a casa il risultato, che è quello che conta. Anche quando specialmente usciamo con le macchine. Tante volte usciamo con una macchina sola la domenica, perché se usciamo con due, mio genero che ci segue con un'altra macchina dice che siamo due pazzi. Abbiamo fatto diverse macchine strane, però la più strana è quella che stiamo facendo adesso per Alberto, Tiso Bulldozer. Alberto l'ho conosciuto nel 2016. Avevo e ho ancora una Forestiera Cosworth, che non andava assolutamente bene, non andava. Conoscendole via internet, ho chiesto appunto se potesse mettermela a posto questa macchina qua. Gliel'ho portata, ci ha messo un annetto buono, però la macchina me l'ha messa lì veramente bella come volevo io. Una vera supercar. Niente, mi ha portato a fare un giro, mi ricordo che c'erano dei rettilini con dei fossati a fianco, non ha fatto un metro dritta, è sempre di traverso questa macchina qua. Mi ha proposto appunto questo lavoro, subito ero un po' scettico, però poi mi ha mandato delle foto, era una MK1 del 70-71, una macchina che allora non è che mi piacesse tanto. Ho detto, ma vediamo un po' cosa ha in mente questo pazzo. E dopodiché mi ha mandato le sue intenzioni, cosa volesse fare, mi ha mandato alcune fotografie di questa macchina qua, modificata da altri chiaramente, e ho detto, perché no, accettiamo questa sfida, è una sfida questa. Alberto, mamma mia, Alberto è quello delle sorprese. Qualche anno fa, come tutti sanno, è arrivato con una macchina carbonizzata. E Chris, purtroppo una triste giornata, quella che quando ha preso fuoco. Si pensava uno scherzo, difatti. Invece, purtroppo, gli ho telefonato e fa no, guarda che è andata a fuoco veramente la macchina. Vedendolo veramente triste, gli ho detto, guarda, ti voglio fare un regalo. Dopo qualche giorno siamo andati a prendere la macchina e niente, è stata dura, ma ci abbiamo messo quasi 2 anni per rimetterla in piedi. Fortunatamente non era poi così carbonizzata come sembrava e siamo riusciti a salvarla. Una buona base di partenza. Per quanto riguarda il pianale, era quasi integro ancora, tanto è vero che nella parte dove c'è l'unico telaio c'era ancora la vernice bianca. L'abbiamo messa per controlli sopraffini 4 volte sul banco d'IMA ed è sempre risultata ottimamente in quota con le misure. E ripeto, è stata dura, però dopo 2 anni siamo riusciti a metterla in piedi ed Alberto è molto molto felice di questo risultato qua. E poi l'ultimo progetto qui della MK1, quando mi ha telefonato mi ha fatto saltare sulla sedia perché mi ha spiegato in breve ma in modo abbastanza preciso cosa voleva fare e ho detto, bestia, praticamente dobbiamo costruire una macchina da zero. Vabbè, quindi questo dove va? Allora, abbiamo deciso, dobbiamo prenderlo e incalmarlo là. Voce del verbo incalmare. Ecco, no dai, scherzi a parte. Dobbiamo metterlo là. Dobbiamo metterlo là. Dunque Mauro, questo... che cazzo fai con le mani in tasca? Quindi questo qui viene da una Escort, non questa Escort ovviamente. È un pianale di un Escort Cosworth che abbiamo trovato picchiata, andata di cappotta, una macchina irrecuperabile praticamente. Tutte da lui vanno a finire le cose, in un modo o nell'altro. Un po' di fortuna non guasta mai e per fortuna abbiamo trovato un pianale che secondo me si sposa bene con l'MK1. Tu Mauro cosa ne pensi? Sicuramente, anche se non vuole, ce lo facciamo sposare. Ecco. E dove si taglia qua? Cioè qual è il punto in cui... No, questa parte qua centrale. Fino a qua? Sì, sì più o meno qua? Sì. E lì dobbiamo vedere un po' le misure come sono. Esatto. Io direi di iniziare a tagliare la parte che dobbiamo eliminare lì per forza. Poi dopo lo facciamo calzare così vediamo fino a che punto dobbiamo arrivare con questo. Va bene. Procediamo. Vai. Guarda.
questo? Un lettino un po' rinforzato che ci darà una mano. Vai, ottimo. Ma che tirchio che è questo rispetto a quello sotto. Tanto tirchio, dobbiamo essere generosi. Gli diamo lo spazio per alloggiare. Dobbiamo dargli tanto ancora, dico. Ma lì così cos'è che hai di ingombro? Di grosso? La marmita. L'altro di trasmissione, dai. Appunto. Marmita. Hai fai passare paralleli? Per forza. Dove metti lo scarico? Qua. Se no fa come l'off-road. Alzi. Comunque, quando sarà sul motore, l'asse, quello è, se quello è basso, dobbiamo segarlo e alzarlo. Beh, non è un grosso problema, perché questo qui, se tu hai quel problema lì che dopo picchi contro con l'abbio trasmissione, questo qua basta che gli fai così e poi lo apri. E poi sopra gli metti il tetto. Io rifilerei qua e qui saldiamo anche quella piastra qua. Che quella lì ci serve per supportare, esatto, il palo di trasmissione. Io quando qui c'ho 10 centimetri barra 15, io ho vinto. 10. Allora, così la curva ce l'hai più o meno giusta. Quindi è giusto. Così i conti della serva siamo giusti. Taglio qua o giusto giusto la mira per sormontare di là. Cego? Sì. Vai, vai. E 10, 70, 80. Il canale del Cosworth è molto largo. Se noi tagliamo 80 centimetri, quindi andiamo a rifilare questo pezzo mantenendo, salvando gli 80 centimetri, 40 qua più o meno abbiamo il centro. Sì. Ok? 80 mi cade di qua, di là automaticamente siamo appunto 0, che è 40 e 40. Sì. Questa è la parte che andiamo a sormontare dall'altra, certo, parte. Abbiamo qua 10, sì, di là sarà da rifilare leggermente perché di là cresce. Quindi dopo abbiamo una bella tenuta. E poi la lunghezza dobbiamo vederla in opera, perché così ipotizzare il punto di partenza da qua è difficile. Sì, sì. Quando lo appoggiamo, mettiamo, lo vediamo. E 40. Te vai così. Questa qui è la parte dove sono i muscoli. E questa di muscoli ne ha bisogno. Perché qua due accelerate e salta fuori il motore questo qua. Faccio che siamo cavalletto là. Cavalletto? ~120 è la larghezza interna della macchina. Okay, quindi questo qua va dentro, fa? Già così. ~126. Ok. Beh, qua sarebbe quasi quasi da tagliare qui, okay, e qui. Là com'è? Là. Cosa ho fatto? Guarda. Ma dove cazzo sei andato fino adesso? Noi qua a lavorare, tu? Sì. Lo infiliamo? Secondo me non ci va, però. Vai. Wow. È semplicemente, cioè, è il doppio lavoro. Quindi? Ci proviamo a calzarlo da sotto per prendere la misura giusta sopra. Però faccio tutto per proiezione con la mente. Se invece adesso lo butto sotto... Sei il peggio di un computer. Sì. Dai, fuori. Vai. Tiriamo via quel corno qua. Come lunghezza siamo perfetti, dobbiamo segare la macchina ancora, guarda, e bisogna allargare qua. Bella lì. È centrata così.
Sì. Quindi bisogna tagliare la scocca. Esatto. Se tagliamo tanto così da un chassis, secondo me ci stiamo. Sì. Questo qua sotto, vedi? Sì. Guarda. Qua. Esatto. Sedili? Noi ci mettiamo qua in fondo quei sedili. Sì, sì, però andiamo tanto indietro. Tranquillo, distenderai le gambe benissimo. Come dice Walter, deve essere comoda anche da viaggio. Prevalentemente la parte guida la facciamo comoda. Sì. E se il passeggero sta un po' scomodo, intanto non avrà neanche tempo di capire se è comodo o scomodo. Beh. Molto competitivo. Se vede che arrivo prima io qualcosa, fa fuori in testa. Allora, entra prima, ti giri, ok. Allora, là siamo a filo filetto, andiamo oltre filetto tutti e due. Adesso andiamo oltre, tagliamo via altri 5 cm per lato, certo. Di modo di essere pari, tanto di qui tanto di là, così dopo sì, rimane centrale. Tanto queste qua poco mi interessano, esatto. Perché le rifacciamo anche perché dobbiamo fare le staffe di CD, dove andiamo a ancorarci i CD. Quindi dunque, dai, le seghiamo via e basta. Sì, sì, possiamo toglierle, anche perché per fortuna questa qua ha capota alta, perché Davide è alto e non possiamo andare soltanto con i CD perché... Che non mi spazzo via capota. E se no facciamo una specie di torre sul tetto che esce apposta per lui. Falla cabrio. Tanto rigidezza adozionale, chi se ne frega. Falla cabrio. Guarda qua il Bertuccio che ti ho fatto arrivare. Spettacolo. OBP da pavimento come me l'hai chiesto tu. Allora io ho già provato sulla Mini e su altre macchine come cariche e come coppie corsa. Bello. Corsa. E qui abbiamo le pompe dietro come mi hai chiesto tu. Abbiamo il problema di distanze e ingombri. No, dobbiamo sederci belli indietro. Beh, allora il sedile lo posizioniamo molto arretrato, così portiamo anche un po'. Sì, portiamo anche un po' di peso sul posteriore che non guasta. Infine non le vedo proprio malvagie come spazi le pedaliere lì, anzi. No, ci sta. Pensavo peggio. No, prima di tutto vediamo di metterlo centrale, sto coso. Troppo. Ancora un po', Davide. Buona. Allora. Questo così è, capo. Questo qua si fa foro, si spinge, si fa la puntura, ci si sposta, si spinge, puntura, lo facciamo combaciare così. Io ho paura dei sedili qua. Qua dobbiamo stare più bassi così. Beh, ma infatti questo prenderà... E anche questo lato qui mi preoccupa. Questo qui prenderà la forma di questo qua sotto, lo teniamo bello... Allora... Cioè, mano a mano che noi spingiamo, puntiamo, sta fermo, questo qua lo ribattiamo tutto e rimane giù bello, stirato, fatto bene. Cioè, se questo si stringesse un po' più attaccato al tunnel originale, non se ne frega niente. Questo qua non lo stringi. Non si può? No, questo no, perché se osservi sotto... C'è il paio di trasmissione proprio che ha l'attacco lì. E allora il sedile secondo me potrebbe essere siamo un po' così. Se lo vedessi dall'alto i sedili invece che così. Secondo me ci spingono un po' verso così, tipo Stratos, capito? Ma no. Io spero di no. Facciamo dire le tue belle maniere. Ecco Walter, caspita, continui a parlare ma io non vedo che lavori. Adesso di mezzo, cazzo, per mezzanotte è già saldata sta roba. Hai ripreso? Partiamo, distruggiamolo tutto. Siamo che pulizia.
abbiamo impostato la dima che sia in centra perfetta dello chassis, il motore l'abbiamo già messo in bolla, dovremmo corrispondere questo puntale con l'albero primario del cambio. Come vediamo il regolo è perfettamente allineato al cambio, così almeno abbiamo motore e cambio allineato perfetto con il telaio. Vai. Ok. Qua dietro viene una figata, verrà supportato da questo traverso, una roba molto sostanziosa e robusta. Salve! Ciao Walter! Abbiamo allora. Problemi nuovi. Vederli così sembra una schifezza, però... Mamma mia! Uno spettacolo! Fermi tu! Walter, te pari Giotto! Hai visto? Sì, adesso bisogna tagliare, dai. Boh, perfetto! Facciamo veloce perché c'è il segno della macchia, no? Che hanno riportato sull'ammirato, quindi un po' di misure le prendiamo, ma comunque ci aiuta il fatto che c'è la linea. Così, seguendo questa linea qua, abbiamo già un'idea di come deve essere. Poi chiaramente se c'è da adattare, adattiamo. È Giotto quello che fa il cerchio, perfetto. Sì. Giotto ti ha fatto il cerchio, tu taglia. E chi è con l'inciapo, Alberto? Non lo so. Stiamo migliorando, non distruggendo. Ah, certo. Tanto dopo dovremmo fare... spoiler. Lì lo andiamo a riempire con una curva. Allora Davide, adesso noi prendiamo questi tubolari di acciaio speciale, li facciamo a misura e per fare i braccetti posteriori. Noi andremo a inserire questi uniball con questi pezzi torniti e li saldiamo in modo da farci i braccetti posteriori, che almeno riusciamo a regolarla come vogliamo. Okay.
dove metterci le mozzarelle dentro? Qua appunto allargarlo un altro po', sai. Ma perché ridi? Perché non ti basta mai. Io sono d'accordo. Sono d'accordo. Ottimo. Giusto. Ok. Così a pacco. Abbiamo un centimetro e sette. 9 mm. 9 mm. Cinque dita. Adesso andiamo a togliere il passaruota, dove andiamo a togliere e a tagliare le parti crescenti. Qua tiriamo via 10 cm di qua e 10 cm di là. E poi andiamo a tagliare la sede per mettere il montante dell'ammortizzatore. Basta il mozzo. Qua abbiamo appena fatto i braccetti, no? Questo, essendo un telaio che deve essere molto portante, ho intenzione di aggiungerci dei tiranti qui e qui, in modo che faccia una struttura massiccia, non che ceda qualcosa. Come in origine a delta puntiamo un piantone da qui a là, poi dobbiamo calcolare l'inclinazione dei duomi per saldarci anche il duomo. Irrobustisco il più possibile questo telaio qua in modo da fare una struttura bella tosta. Poi procediamo anche con il supporto del palo trasmissione, perché le distanze le abbiamo già calcolate e abbiamo rispettato le misure del palo trasmissione dell'escort cordwork. Quindi useremo lo stesso? Esatto. Senza modifica? Senza nessuna modifica. Noi dobbiamo solo applicare le staffe nuove al tunnel. Quindi tunnel suo, albero suo. Esatto. Abbiamo mantenuto a distanza tra cambio e differenziale quella originale dell'escort. Quindi affidabilità dovrebbe averne, insomma. Spero di sì. Ammortizzatori sono arrivati, ci riguardiamo. Mi gasa un sacco il discorso della meccanica della Delta Integrale, perché abbiamo i fuselli della Delta Evoluzione. Abbiamo messo i mozzetti della Ford in maniera tale da farla MacPherson sul posteriore e con tutte le regolazioni che vogliamo. Qui veramente possiamo spaziare tanto. Oh, Linz. Sempre bello, sempre un bel momento. Uno a te e uno a me. Hai osservato una cosa, Davide? Quanto sono lunghi? No, che sono per la Delta. Ah, beh, quello l'avevi detto 100 volte. No, abbiamo scelto questi apposta perché hanno una ottima estensione, sono belli lunghi e riusciamo a far stare tutti i tentacoli per terra. Questi sono ancora più lunghi. Hai visto che roba? Qua non sbagli. Anche a livello di comfort è eccezionale. Vero.
Bene, adesso un tirante da qua a qua e uno da qua a là e abbiamo una struttura tosta. E tu hai visto che roba? L'importante è che sia funzionale, no? So che bello. Ci siamo abbattuta. Ottimo. Di là ci siamo, Mauro? Sì, sì. Perfetto, anche di qua ci siamo. Allora, adesso dobbiamo allineare perfettamente il duomo, come abbiamo visto con questo. Esatto. Sia di caster, di tutto insomma. Vai Mauro, vai sui segni. Così io ci sono. 44 e mezzo. Perfetto, come altezza ci siamo. 110 e mezzo. Okay. Di poco però. Allora, prima di tutto proviamo a fare questa qua sopra, dal montante a qua, perché magari questo mi dice di andare indietro e in automatico va a posto anche quello. Ok. 107. Ottimo. 107. Perfetto. Ma rimisuriamo da là, che sia ancora 44 e mezzo. 44 e mezzo, ok. 110 e mezzo. 110 e mezzo. Spettacolo. Adesso facciamo solo la distanza dei duomi dal davanti, così l'abbiamo centrata ad hoc. 168. 168. Perfetto. Direi che ci siamo, possiamo iniziare a saldarlo. Saldiamo anche il travetto qua. Così sei perfetto. Tienilo lì fermo, fermo. Ha tirato di un millimetro. 167 e 9. Va bene. Siamo tolleranti. Mauro, anche con la staffa di puntoni ci siamo. Ottimo. Ah sì. Eccolo qua. Adesso vediamo di capire un po' come sono le forme. Questo più o meno è come dovrebbe calzare. Che dici, Alberto? Sinceramente non mi piace esprimermi così, però fa un po' schifo. Tu cosa ne pensi, Davide? La comunità dei fordisti ti odierà in questo momento. Cioè, non può essere così spiovente qua. Cioè, il parafango davanti è bellissimo, ma questo fa... Sinceramente, è un po' triste. A me non piace, sembra che abbia coda bassa. Cioè, certo, deve essere grintoso, non così. Qualcosa fiacco. Di facile che prendiamo, montiamo e va bene mai. No, allora ti spiego io cosa voglio e tu me lo realizzi. Allora, questo qua, questa parte qua non mi piace, questa parte qua che spiove. Dobbiamo prolungare questa qua, uscire così. E anche qui ovviamente ci allarghiamo in stile tipo il Porsche. Chiaro, stile 930 turbo. Ok, tu cosa ne pensi se la facciamo così, Davide? Anche perché voglio allargarla, essere un po' più generoso. Cosa dici? A me piacciono questi, perché a te piacciono così. Perché sono i suoi, perché sono i suoi. Però se non ci vanno dentro le ruote, non ci vanno dentro. Diciamo che... Quando si parla di escort, più è larga, meglio è. Sinceramente questa parte qua a me non piace. Cioè, è distintiva, nel senso della sua, è dell'RS2000. Sì, però... infatti capisco, concordo, però io la voglio incazzata. Dato che la faremo marrone, incazzata marrone.
quindi qua adesso che ti inventi? Proviamo ad andare dietro la sua idea, qui faremo un taglio così, procediamo con la superficie superiore, questo lo portiamo in fuori e poi bisogna adeguare i fianchi allargandoli e raccordando il tutto per fare il bordo esterno. Oltre a questo, questa pezza qua la accorciamo. Ah certo. Fallo più simiare al parafango anteriore. Proiettato in fuori, allungando la parte qua, questo qui viene allargato. Proviamo, dai, vediamo un po' cosa viene fuori. Per me viene figo.